Tutti streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo in quel periodo dell'anno che io amo ed è venuto il momento per un nuovo haul di Halloween. Non c'è ancora tutto quello che volevo comprare, infatti probabilmente ci sarà più avanti una seconda parte di questo video, non ne sono ancora sicura se farò in tempo a girarla. Comunque ho già cominciato a comprare qualcosa che voglio utilizzare per questo periodo speciale e quindi cominciamo, vi voglio far vedere le piccole cosette che ho preso per decorare casa, ma non soltanto, c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto che mi fa pensare al periodo delle zucche, il mio periodo dell'anno favorito. Cominciamo con qualche decorazione che metterò qui e lì. Questa è una decorazione per i vetri e infatti mi sa che la metterò lì sulla finestra dietro di me, quindi probabilmente la potrete vedere nei prossimi video. Sistemata lì. È uno di quegli stickers, non sono sicura si chiamino stickers se non hanno la colla dietro. Comunque quelli fatti di quella specie di gomma che quando li mettete su una superficie ci restano attaccati, un pochino come quelle manine fatte di slime, le avete presente, quelle che uscivano dalle patatine. Sono due mani insanguinate, queste qui le ho comprate in un negozio tutta una sterlina, quindi proprio il massimo dell'economia. Sempre pagata una sterlina, questa decorazione qui, che così non sembra molto, ma in realtà è fatta in questo modo qui. Praticamente è una zucca con delle lunghe, lunghe, lunghe gambe. E questa qua, ancora non sono sicura di dove voglio metterla. Potrei appenderla a una finestra, anche questa, oppure potrei metterla proprio sulla porta d'ingresso, non lo so. Voi dove la vedreste bene? Dove mettereste una decorazione del genere? Poi ho preso un grande classico. Un grande classico sono queste lanterne a forma di zucca. Anche queste pagate una sterlina, quindi anche queste sono super 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 economiche. All'interno di questo pacco ce ne sono due. Probabilmente una la metterò tipo lì dietro, quindi nei prossimi video potrete vederla lì con dentro una candelina accesa. Devo comprare qualche altra zucca di quelle che si illuminano, ecco, magari non proprio di carta, però qualcosa di plastica o proprio delle candele a forma di zucca le voglio prendere. Devo dire che anche se mi piace intagliare proprio la zucca, quella normale, non lo so, a volte è una cosa che mi lascia un pochettino perplessa perché dura troppo poco, dura troppo poco. Io la mia zucca la vorrei portare avanti tipo per mesi. Vorrei avere le zucche intagliate in giro per mesi e mesi e mesi e ancora mesi. Non le vorrei mai togliere di mezzo. Dovete sapere che poi, tra l'altro, io in questo periodo, quando guardo i video delle americane, sono in preda all'invidia perché dalle loro parti, sì, anche qui si trovano delle cose carine, però dalle loro parti in America si trova sicuramente molto, molto, molto di più di quello che si trova qui in Inghilterra. Quindi che invidia! Vorrei avere tutte quelle loro decorazioni. A proposito di decorazioni, andiamo avanti e qua ne ho già staccato due parti. Ci sono quelli che vengono chiamati confetti da queste parti, che da noi non so come li chiameremmo, coriandoli forse, coriandoli dalle forme strane che possono essere utilizzati in diversa maniera. La confezione suggerisce che questi possano essere messi magari durante una scena di Halloween, durante una cosa del genere, sulla tavola, sulla tovaglia, così per decorare. Ci sono qua stelle, ragnatele, fantasmini e ragnetti. Ho già tolto le zucche e che altro c'era qua? Mi sono dimenticata. Oh mio Dio, pipistrelli. Sì, ho tolto pipistrelli e zucche perché li ho utilizzati già con la resina. Io non so, onestamente a me sembra uno spreco mettere magari qualcuno, sì, sulla tovaglia per fare la scena di Halloween perché quest'anno volevo organizzare proprio una scena di Halloween. Però fondamentalmente la maggior parte di questi confetti o brillantini, decorazioni, penso che li terrò perché li voglio utilizzare per l'appunto con la resina, come ho già fatto con le zucche e i pipistrelli. Ho poi trovato questi corvi, guardate l'immagine che suggerisce come utilizzarli, e sono dei corvi di carta glitterata nera, e mi sono subito piaciuti. Ho detto, ah, questi li voglio. Vabbè, ok, da queste parti i corvi ci sono naturalmente, ogni tanto li vedete probabilmente anche passare fuori dalla mia finestra. Corvo, Inghilterra, sì, è un binomio
che non si può separare, però volevo qualche cosina in più, volevo aggiungere questo tocco di uccelli gotici sulla mia finestra. Vabbè, avete capito. Poi, sapete, se mi seguite anche su Instagram, sapete già di questa cosa, però sapete che questo è il periodo del pumpkin spice latte, che è la bevanda stagionale che fa Starbucks. In realtà in America poi la fanno in varie versioni quasi tutti. Diciamo che qua si trova fondamentalmente da Starbucks ed è la bevanda tipica del periodo, infatti la si può trovare tipo soltanto da metà settembre fino alla fine di ottobre. E io sono golosa, sono molto golosa di questa bevanda. Il fatto è che ogni volta che uno va da Starbucks e ne compra una tazza, diciamo così, un bicchierone sarebbe meglio dire, sono tipo 4-5 sterline che se ne vanno, per non parlare dello zucchero che c'è dentro e insomma di qualunque altra considerazione uno voglia fare, però fondamentalmente è l'aspetto economico, no? Uno non può andare a bersi ste bibitone super costose ogni volta che vorrebbe, soprattutto perché in questo periodo, dato che le tengono solo per un mese, uno vuole insomma saziarsene in modo da poi star bene fino all'anno prossimo quando tornano queste cose. Allora che ho fatto? Ho detto vabbè, facciamo un investimento diverso. E ho comprato questo sciroppo, che è uno sciroppo che ha zero zucchero e zero calorie, che è al sapore pumpkin spice. La marca è Jordans. L'ho comprato, perché mi chiedete sempre dove e come ho comprato, l'ho comprato su eBay. Ho visto che c'è anche su altri siti, su Amazon, almeno qua in Inghilterra si trova. Se vi interessa date un'occhiata anche voi. Quindi questo lo posso utilizzare per farmi io in casa il mio pumpkin spice latte, zero calorie e zero zuccheri, che è un passo avanti. Devo dire, il sapore di questo non è identico a quello del pumpkin spice latte di Starbucks, però meglio che niente, insomma non mi posso lamentare, quando voglia me lo faccio, poi ogni tanto mi vado a prendere quello originale ovviamente. Ho visto che tra l'altro, se non vi interessa la cosa dello zucchero eccetera, che si vendono anche quelli normali con lo zucchero. Probabilmente il sapore di quelli è più vicino a quello del pumpkin spice latte originale. Tra l'altro devo dire che ho letto che in America in questo periodo va di moda invece il pumpkin chai tea latte. Io amo il chai tea latte, vorrei molto provare il pumpkin chai tea latte. Pumpkin spice chai tea latte, deve essere ottimo, vorrei davvero provarlo. Ma andiamo avanti e passiamo a qualcosa di diverso. Allora, entriamo in un campo leggermente differente, entriamo in un campo dedicato ad Harry Potter. Harry Potter, sapete che io amo, sono una serpe verde nel cuore, viva Voldemort, ma comunque... ormai lo saprete perché anche questo l'ho pubblicato sia su Facebook che su Instagram, ormai tutti lo sanno, tutti se ne sono accorti, indipendentemente da me. Primark ha lanciato una collezione dedicata ad Harry Potter, l'ha lanciata penso ormai più di un mese fa. Ho comprato qualche cosina perché secondo me Harry Potter con Halloween va molto d'accordo. E ho cominciato col prendere questa tazza, che è la tazza a forma di calderone, che però ve la tiro fuori perché altrimenti dalla confezione non si capisce. Bellissima secondo me. Sarà probabilmente la mia nuova tazza preferita. So che con i riflessi non vedrete molto, però è proprio un calderone. È un calderone da maghi e da streghe con sopra lo stemma di Hogwarts. Dorato su nero. Colori bellissimi, colori adatti al periodo. Questa tazza secondo me è fantastica. Vi dico anche il prezzo perché c'è scritto 5 sterline, quindi fattibile. E sicuramente ormai Primark c'è anche in Italia, no? Quindi se vi piace potete recuperare anche voi una tazza del genere. Sempre della linea di Harry Potter, queste sono delle calzette che arrivano al ginocchio, in realtà sono di Brunella, gliele devo dare, e sono con lo stemma del binario 9 e 3 quarti. Anche queste carine, secondo me queste da indossare proprio per Halloween, facendo magari una sorta di semi cosplay di Harry Potter come costume, sono una cosa interessante. Che poi tra l'altro io di questa roba qui avevo comprato tante altre cose, però una parte l'ho già cominciata ad utilizzare e altre cose le ho date a mia sorella Simonetta, quindi non ve le posso far vedere. Però
davvero ho dato un sacco con questa collezione. Ho poi comprato delle borse, ho preso questa di Grifondoro che, come potrete immaginare e sospettare, non è per me, ma l'ho presa per un'amica. Devo dire che io utilizzo veramente tantissimo queste borse di stoffa, specialmente per andare a fare la spesa. Ne ho sempre o quasi sempre una in borsa, mi sembra che siano un'opzione comoda, economica e ovviamente anche ecologica da avere dietro. Quindi averle con il tema Harry Potter vale. Come vi dicevo, questa andrà a una mia amica, non è davvero mia, però c'è anche la mia perché ho preso anche quella di Serpeverde. Eccola qui, bellissima, colori veramente veramente belli. Questa borsetta andrà proprio fissa nella mia borsa per uscire, perché così l'avrò sempre con me e tutti, quando faccio la spesa, sapranno che sono Serpeverde. Ho poi una serie di calzini. I calzini non mancano mai. Alcuni li ho già aperti, alcuni li ho dati a mia sorella. Questi sono di Grifondoro, devono andare alla mia amica. E poi ne ho comprato un altro pacco. Eccolo qui, che ha dei disegni secondo me molto carini. C'è il castello di Hogwarts, c'è la saetta e ci sono gli stemmi delle case. Forse riuscite a intravedere qualcosa. Uno l'ho tirato fuori così magari potete meglio capire come sono fatti. Ecco, qui è ancora attaccato in realtà, però vabbè. Dorato, grigio, con gli stemmi, carino. La prossima ed ultima cosa in realtà non ha niente a che vedere né con Halloween né con Harry Potter, però mi è piaciuta un sacco. L'ho trovata anche questa da Primark e quando l'ho vista l'ho subito dovuta comprare. Dato che comunque in questo periodo, poi però tra l'altro in verità, ecco diciamo così, si usano comunque delle decorazioni un po' particolari, diciamo che questa cosa potrebbe anche passare come adatta al momento, ma in realtà è una cosa da tenere tutto l'anno ed è questa! Ed è praticamente la Mrs. Potts, in Italia credo fosse Mrs. Brick, la tazza è Chips, la teiera, ecco, la teiera della Bella e la Bestia. Ve la tirerei fuori così magari la potete vedere meglio. Ed eccola qui! Eccola qui, come potete vedere è fatta abbastanza bene. L'ho pagata 12 sterline, quindi un prezzo tutto sommato onesto, un prezzo fattibile. Credo che ci si possa davvero mettere il tè dentro, quindi io comincerò a prendere il mio tè all'interno di una teiera magica. Mi sembra giusto. E per oggi con questo haul credo che sia tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere qual è stata la vostra cosa preferita, ma soprattutto fatemi sapere se voi decorerete la casa per Halloween, se avete intenzione di fare delle feste. Io ve l'ho detto, vorrei fare una cena perché quest'anno, se non mi sbaglio, la data cade di martedì, si dovrebbe essere martedì. Quindi non so, vorrei fare una cena a casa, sicuramente andrò a fare una passeggiata per la strada per vedere se qualcuno ha fatto qualcosa. Probabilmente vedrò se posso fare qualche tour dedicato ai fantasmi, così proprio per amore dell'atmosfera. In quel periodo ho prenotato anche per un sacco di cose carine, insomma, quindi farò diverse cose divertenti. Fatemi sapere se voi farete, organizzerete qualcosa, se decorerete, se vi vestirete in qualche modo, se vi truccherete. Lasciatemi un commento qui sotto. Io per adesso mi fermo, vi ringrazio tantissimo, come al solito, per essere stati con me. Appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non vi perdete i prossimi video, perché il periodo di Halloween sarà pieno di video interessanti, dedicati al periodo. Pubblicherò anche un po' più spesso, sicuramente, quindi fatevi vedere da queste parti. Se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate le notifiche cliccando sulla campanella, ma soprattutto commentate, mettete un mi piace, fatevi vivi, se ne avete voglia condividete il video e venitemi a trovare anche su Instagram. Ciao!